Baciami piccina sulla bocca piccolina, dammi tanti baci quantità, la 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 la. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno. Oggi baci e amore e baci, sono carico di baci e amore. Voglio farvi un video sul calciomercato, siccome vedo che tirano. Tirano i video sul calciomercato, allora vi faccio un video sul calciomercato. Prima però di parlare di Berardi, di Bairami, eccetera, datemi 20 secondi per spiegare una cosa. Era successo un problema per il mio codice sconto duro che non veniva preso. So che alcuni di voi hanno preso con altri codici sconto. Dovete prendere col codice sconto duro, l'ho fatto sistemare. Tra l'altro, per questo errore, li ho bacchettati Giargiana, proprio. Li ho bacchettati, mi hanno dato 3 maglie da regalare, quindi per chi fa l'ordine entro il 25, che hanno prolungato anche la promozione, oltre ad avere la promozione, cioè un kit in omaggio, un regalo, eccetera eccetera eccetera, oltre quello che ce l'hanno tutti, se mi mandate a me l'ordine che avete fatto col codice sconto duro da oggi in poi, ve la regalo io la maglia, ne posso regalare 3 a 3 di voi, quindi sappiatevelo che vi regalo io una maglia in più. Detto questo, parliamo di calciomercato. Oggi ho ascoltato il video di Pellegatti e sono abbastanza d'accordo con lui, nel senso che probabilmente la società farà così. Però bisogna andare a correggere un paio di cose. Allora, intanto è vero che, come tanti saranno contenti, potremmo passare pian piano dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Già lo stiamo facendo. La mia domanda è: Diaz, quando gioca lui, rimaniamo col 4-2-3-1 o è Diaz che si adatta a fare la mezzala in un 4-3-3? Probabilmente si può adattare Diaz, non lo so, un po' di dubbi ce li ho. Sento dire che numericamente, se va via che sì, cioè se va via, quando se ne va via che sì, che poi ho sentito dei video, il valore della squadra è triplicato, ho capito, ma se poi li perdi a zero, il valore è zero, perché se li perdi a zero il valore è zero, però questo è tutto un altro discorso lungo e complesso. Tralasciando le critiche, andiamo per ordine, voglio fare proprio un discorso di calciomercato più ordinato oggi. Allora, per quanto riguarda il centrocampista, sento dire potrebbe non essere sostituito che sì. No, non si può fare. Cioè, che non prenderemo Renato Sanchez, già lo sapevo, perché poi alla fine finisce sempre così, e sapevo già che non avremmo preso Renato Sanchez. Poi noi perdiamo a zero e non sempre li sostituiamo bene, no? Come con Calhanoglu. Però non puoi rimanere con Tonali, Benasser, Krunic, Adli, Diaz e Pobega. Perché? Perché, non, perché anche se numericamente ci sono, se viene un calo di condizione a Tonali o a Benasser, chi gioca? Adli è più alto, gioca più alto. Poi noi nel nostro 4-3-3 comunque ne abbiamo uno più alto, è più un rombo che un 4-3-3, no? Ce ne abbiamo uno più alto, che in queste occasioni lo sta facendo che sì, che è l'Adli della situazione. Puoi adattare Diaz, il Pobega della situazione, ma quelli lì non li puoi mettere al posto di Tonali e Benasser. Quindi se serve uno con le caratteristiche un po' più da incontrista, come che sì. Un po' più alla Tonali, serve uno con quelle caratteristiche, perché l'unico è Krunic, e quindi se abbiamo un calo di condizioni di Tonali giochiamo con Krunic, non so, ditemelo voi, giochiamo con Krunic, Benasser, Adli, abbiamo fatto salto di qualità, non lo so, ditemelo voi, perché io parlo di giocare le partite di Champions. Di conseguenza, che non sostituiamo che sì, parliamone, nel senso che uno con quelle caratteristiche serve. Poi che non vai a prendere Renato Sanchez, ma prenderai un altro che può essere una seconda linea, dato che i titolari saranno Tonali, Benasser, Adli. Ok, ma devi prendere uno con quelle caratteristiche, possibilmente non Bakayoko. Grazie.
quindi lì già qualcosa va preso. L'attaccante è meglio Belotti a zero o è meglio andare a spendere 30 milioni su Ekitike? O comunque uno di quelli sconosciuti, no? Devo fidarmi della società. A me, vi dico la verità, avere Belotti insieme a Ibra e Giroud, tanto se non compri Vlahovic, se non compri Haaland, alla fine per andare a prendere un nome sconosciuto mi può anche andare bene che vado sulla sicurezza. Mi prendo Belotti, c'ho Belotti, Giroud, Ibra, Lazetic manco lo nomino, per me è un giocatore della primavera. Posso anche farmelo andare bene. Posso anche farmelo andare bene. Però lì sulla tre quarti devi comprare un campione. Si parla di Berardi, il sogno Berardi. Per voi è un sogno Berardi, spiegatemelo. È il sogno sarà Ziyech. Berardi va bene. Va bene, cioè ve lo dico. Se l'anno prossimo noi avremo il titolare sarà Berardi, Belotti, Leao, il tridente. Al centrocampo c'hai Adli, Benasser, Tonali. Lascia stare i sostituti, no? Cioè, secondo me manca qualcosa. Cioè, dobbiamo andarci a giocare la Champions, eh? Non lo so, secondo me facciamo il salto di qualità? E sto parlando di tanti acquisti, eh? Calcola Botman, calcola Adli, calcola Berardi e calcola Belotti. Cioè, con tutti questi acquisti, che sono pure tanti, facciamo il salto di qualità? Va bene, per carità di Dio, va benissimo, prendiamo Berardi al posto di Messias, va bene. Poi lo riscatteremo Messias, punto di domanda, non si sa. Va bene, ma abbiamo fatto il salto di qualità? Ci andiamo a giocare la Champions a petto in fuori? Non lo so, ditemelo voi, io ve lo chiedo a voi. Scrivetemelo qua sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Scrivetemelo qua sotto se questo è il calciomercato da sogno del Milan. Quelle bocce sono un po' più da sogno, voi non le vedete, però sono già più da sogno del Milan. Ma questo qua è il calciomercato da sogno? E già ti sto dicendo nomi che molto probabilmente manco arriveranno, perché Berardi ti costa 30-35. Belotti da vedere. Posto di Belotti prendi Ekitike o prendi un giovane sconosciuto? O se prendono uno che poi esplode, va bene. Va bene, devi prendere il Tomori della situazione, il Maignan della situazione. O magari lo peschiamo veramente, eh? Magari peschiamo il nuovo bomber del futuro. Non lo so, scrivetemi voi cosa pensate, sono molto 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 curioso di sapere la vostra. Questo comunque sarà il calciomercato Milan, ragazzi. Quindi tutta l'estate, adesso parleranno da adesso fino a settembre, tutta l'estate a parlare tutti i nomi. Ho sentito pure Bairami andava bene a gennaio piuttosto che non prendere niente all'ultimo giorno di mercato, come Messias. Cioè quello è Bairami, non che mi fai tutta l'estate col Bairami, eh. La Udisa! Non lo nominare più Bairami, va bene che lo nomini oggi perché giochiamo Milan-Empoli. Tra l'altro, guarda caso, ogni volta, non so, c'è Juve-Salernitana e la Juve è interessata a uno della Salernitana. C'è Milan-Crotone e Milan è interessata a uno del Crotone. Sempre così, perché i giornali sono fatti così. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, ci sentiamo alla prossima. Fatemi sapere il vostro parere sul calciomercato, che mi interessa e mi interessa. E poi pensiamo che domani c'è una parte importante. Oggi non ne ho parlato, ma ci sto pensando, Milan-Empoli, mi raccomando. Ma non ci devo pensare io, ci devono pensare loro. Ciao belli.